andiamo a mangiare. Come va qui? Come va qui? Tranquillo? Sì, sì, sì. Allora, niente, quante ragazze chiaramente che è arrivata a distanza nelle altre dell'arrivo, sta seguendo le cure da parte degli amici della sicurezza, ma anche di generale, di riprendere le energie. I ragazzi di terza, quarta e quinta superiore, anche per loro, 1700 metri, 1700 metri, i cambi di stanno intorno a loro. Pensano che ho fatto il liceo artistico qua, non mi piace. Mi raccomando, tenete le energie perché sono praticamente due giri del percorso, quindi è ancora molto molto lunga. Ricordo ancora i genitori che oltre la zona della strada di via Valmoggia potete visionare il percorso lungo tutto il lago, per cui non è necessario che vi accampiate lì nella zona di via Valmoggia, potete girare in tutta la zona, abbiamo tanto spazio, tanto spazio aperto, quindi siamo possibile distanziati. È vero che siamo alla festa, abbiamo tutti la mascherina, ma più siamo distanziati, meglio è per tutti. Anche le ultime due ragazze che avevano avuto un attimo di defaianza qui in zona dell'arrivo, si sono riprese, stanno uscendo dal campo di gara, quindi tutto bene. Allora, ancora una, andiamo a questo momento, i ragazzi di terza, quarta, quinta superiore, è la quarta gara di questa edizione della Cicomorini su di pesca, eccoli qua i tanti ragazzi che tornano nella zona del ballo, ancora un giro per loro, per cui non è l'arrivo, ancora un giro per loro. Ricordo che con questa gara chiudiamo il primo blocco di gare, quello che si riguarda le scuole secondarie di secondo grado. Finita questa gara andremo a recuperare prima la classifica dei primi tre ragazzi e poi la classifica degli istituti. Premieremo gli istituti, vedremo la gara dei professori e poi attorno alle ore 10.45 inizierà il secondo blocco delle gare della giornata, gare riservate agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, delle scuole medie, tanto per intenderci, e abbiamo sei gare, dalla prima femminile fino alla terza maschile. Quindi abbiamo ancora da vedere sette gare oltre a questa, quella dei professori più sei gare riservate alle scuole medie. Grande giornata di sport qui oggi sui campi di San Vito Corona. E devo dire che anche da un punto di vista meteorologico, almeno per oggi, siamo stati baciati dalla fortuna. Ieri, e li ringrazio, tutti i volontari del percorso hanno dovuto rifare due volte il percorso, perché col vento che c'è stato ieri mattina
è stato spazzato via tutto ciò che era stato approntato nella giornata di giovedì, quindi quest'anno abbiamo fatto due volte il percorso per non farci mancare nulla. Ringrazio tutti i volontari, ringrazio gli organizzatori di questa parte della studentesca e ringrazio nuovamente le scuole, i professori, i genitori che hanno dato il permesso ai propri figli oggi di essere qui sui campi di San Vittore Lona per riprendere il filo interrotto nel 2000, all'inizio del 2020, quando ancora non sapevamo che due anni ci avrebbero aspettato. Sto facendo per gli attrezzi. Dobbiamo farlo e lo facciamo con le medie. Me lo ricordate? Alla prima delle medie, prima di partire, facciamo il minuto di silenzio, sì. Perché sono di 12 anni, quindi scuola media. Sì. Va bene così? Allora, gli atleti, stanno per ritornare qui nella zona del ballo. Attenzione che qui siamo all'arrivo, eh! Eccoli che spuntano dalla zona del lumino. Sono ancora in tre che si possono giocare la vittoria, Adesso, se avete energia, è il momento di tirarla fuori tutta. Ultimi 100 metri, discesa nel ballo e poi rettilineo d'arrivo. Chi ne ha, ora è il momento. Eccoli qui in dirittura d'arrivo. Ed è il numero 13, quanta fortuna! Il numero 13 che taglia il traguardo per primo per l'Istituto Mendel di Villa Cortese, vincitore di questa gara di terza, quarta e quinta superiore, e abbiamo fra poco anche il podio di questa gara. Lasciateli respirare, poi quando arrivano nella zona del podio facciamogli indossare la mascherina. Bravissimi questi ragazzi che hanno concluso la loro fatica. Molto bravi, ancora qualche istante, poi andremo a ritirare l'ufficializzazione della classifica, che ci porterà diritti alla premiazione dei ragazzi di terza, quarta e quinta superiore. Nel frattempo, visto che a seguire ci sarà la premiazione degli istituti, chiedo gentilmente ad un rappresentante, un ragazzo, un genitore, un professore, chi è meglio per voi, rappresentante di ognuno dei 5 istituti che sono stati in gara qui oggi sui campi di San Vittore Lona, se ci possono raggiungere nel giro dei prossimi 5 minuti qui alla zona delle premiazioni, perché ribadisco, quando saranno arrivati tutti i ragazzi, perché ognuno porta punteggio, tutti i ragazzi di terza, quarta e quinta, passeremo anche alla premiazione degli istituti. Continuano gli arrivi, ancora qualche istante per le premiazioni. Ricordo ancora che lo sponsor di queste gare studentesche di oggi è la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Bugugiate, che ormai da tanti anni ci aiuta, soprattutto nelle gare legate al territorio, oltre che alla gara studentesca, anche la ormai famosa 5 Muline Summer Night, che quest'anno proveremo a riorganizzare all'ultimo venerdì di giugno, sperando che tutto vada per come speriamo che vada. A giugno saremo nelle condizioni di poter ritornare ad organizzare, dopo due anni, anche la 5 Muline Summer Night, e la Banca di Credito Cooperativo sarà nuovamente vicina agli organizzatori della Unione Sportiva San Vittore Lona. Abbiamo i nomi dei primi tre.
primi tre classificati, mi tolgo di mezzo se no impallo i fotografi. Abbiamo terzo classificato per l'Istituto dell'Acqua di Legnano, Valerio Todai. Bravo Valerio, sale sul gradino del podio e riceve la sua medaglia. Secondo per liceo Daniele Crespi di Busto abbiamo Omar Fariman. Eccolo qui Omar, bravo Omar. E primo per l'istituto Mendel di Villa Cortese abbiamo Cristian Cucchi. Bravo Cristian! Bravo Cristian, ha aspettato fino all'ultimo e ha poi piazzato la sua volata finale. Eccolo qua, questo è il quarto e ultimo podio delle gare riservate alla quarta quinta superiore. Se volete un secondo in questo momento, tiravi giù la mascherina un attimo, 30 secondi, almeno si vede, vi riconosciamo per strada, ecco, insomma, sappiamo chi siete, rimettetela pure, grazie. Allora, con questo finiamo le gare di, delle scuole secondarie di secondo grado. Dobbiamo aspettare che arrivino tutti i ragazzi di terza, quarta e quinta per completare le classifiche degli istituti. Però ancora una volta chiedo gentilmente a un rappresentante delle cinque scuole in gara oggi, Mendel, un attimo solo che ve le recupero. Bernoschi di Legnano, dell'Acqua di Legnano, Daniele Crespi di Busto Arsizio, Tirinnanzi di Legnano e l'Istituto Superiore Mendel di Villa Cortese, se ci possono raggiungere qui nella zona delle premiazioni, perché a breve, quando avremo la classifica degli istituti, passeremo alle loro premiazioni. Ricordo che a seguire ci sarà la gara dei professori e credo a Graziella, magari se mi dà un cenno per confermarmi che i professori sono già arrivati e quindi saranno pronti tra una decina di minuti, un quarto d'ora per la loro gara, e poi alle 10.45 invece inizieranno le gare delle scuole secondarie di primo grado. Sì, è un po' scritto. No, mi devi tanto schifo che ti devo bagnare. Allora. Lo facciamo prima del... Allora, rimanetemi qui un secondo che recupero la cassetta, che in questo momento non è ancora pronta.